perché è sempre molto, molto attenta a biblioteca, ma che scrive non soltanto, suona, insomma, una persona eclettica, che con il suo linguaggio riesce a coinvolgere molto facilmente i giovani autori campani, a partire appunto da Manuel Miranda, poi ci sarà Gianluca Durante e poi ci saranno due autori che sono Rossana Lamberti e Tonino Scala. Io adesso fermo. Ricalca un po' la favola greca di Esopo, di Esopo, dipende da come lo vogliamo accettare, in cui praticamente si assiste a una umanizzazione dei personaggi, non degli uomini, ma degli animali. In questa favola noi abbiamo due personaggi, che sono Arturo, che è un docente che si trova a fare una supplenza a Benevento, che è la capitale del Sannio, questo territorio che è una piccola regione della nostra regione Campania, e Michele, che non è un uomo, ma è un topo. E non è un topolino di quelli simpatici che se ci scappano tra i piedi possiamo anche sorridere e andare avanti, è proprio un topo di fogna, di quelli che quando li incontriamo ci rebellino, scacciamo, perché è proprio il classico topo di fogna. Tra loro, che sono così diversi apparentemente, ma in realtà sono accomunati dagli stessi desideri, nasce un'amicizia molto bella. E il libro la racconta in qualche modo. Io direi che possiamo iniziare a leggere qualche pagina del libro e chiedo a una lettrice speciale, all'assessore, di introdurci. Un lungo girovagare, mi sedette sul muretto dove era situata la statua del bue Apis, requisita da un tempio egizio votato alla dea Iside, e fu lì che scoppiai un pianto liberatorio affinché potessi placare il mio malumore. Mi ci sarei abituato a quella solitudine forzata. Proprio in quel momento, che passò a meno di un metro da me un ratto che probabilmente doveva vivere nei pressi di un fiume. Era lungo e penoso, il suo manto era grigio, tendente al marrone scuro, e si muoveva furtivo e insicuro, trascinando le zampe anteriori e saltellando su quelle posteriori, squittendo all'occorrenza. Come vi ho premesso poc'anzi, miei giovani lettori, sono notoriamente rattofobo sin dalla nascita. Amo gli animali di qualsiasi specie, ma i ratti non li ho mai potuti sopportare. Ho sempre fatto parte di quella schiera di persone che ha ereditato questa intolleranza dalle memorie della peste bubbonica, consapevoli del Rattus Rattus fosse ieri il principale responsabile del bacillo della peste e oggi il portatore sano della leptospirosi. Così che emanai un urlo sordo, secco, e cercai di allontanare il suddetto ratto con uno show. Show, brutta, è un calcio, sicuro che la bestia sarebbe andata via in mattinente, infilandosi in qualche buco. Invece, quello che accadde è davvero dell'irreale. Il ratto si fermò, a un palmo da me. Cominciai a sudare freddo e ad avere dei conati di vomito nel vedermelo così vicino. Ma subito capii che stava avvenendo qualcosa di strano. Vidi il ratto fermo nella stessa posizione, tremare e squittire in un modo che mi parve essere quasi doloroso, addirittura singhiozzava. Mi inginocchiai e potei notare che due lacrimoni rigavano il piccolo volto della bestiola. Non potevo crederci, non riuscivo a crederci. Non era possibile, né umanamente plausibile, l'essere stato in grado di ferire la sensibilità di quel piccolo essere, tanto da offenderlo fino alle lacrime. Come poteva essere avvenuta una cosa del genere? Tuttavia prevalse la parte buona del mio animo burbero. Quando vedo una persona piangere, mi sciolgo immediatamente e da sconfuso divento la persona più accondiscendente di questo mondo. A maggior ragione se sono consapevole di essere stato io la causa di questa offesa. Figurarsi poi se ciò capitava ad un ratto. Allora, sotto questa luna ho di nuovo di ciò tra di madre in mezzo agli alberi del centro, tra i tramonti un po' rossastri, passeggiando sopra la mia città, in cui ora mi rilascita. Hai ammesso i miei capelli e quasi
10 anni in meno, come questi fanciullini, improvvisatori strani, di un'estrema fantasia che mi cura e va dominando. Sono io.